Ed ora lo splendido cigno nero di Tatiana Volososcia, Maxim Franco, primi dopo lo show program. Decisi, si guardano, ieri hanno sbagliato elementi che sicuramente per loro sono semplici. Già questo costume ha subito più trasformazioni, perché a Bratislava non era affatto così. Lei aveva una cosa stranissima da ballerina con un tulle che sparava fuori, invece adesso è un costume più... cambiato molto, come del resto anche il programma, sì, rispetto a Bratislava, sì. Perché loro l'hanno ammesso nel free dopo Bratislava e Obstorf, hanno cambiato completamente la seconda parte del programma, volutamente non hanno voluto presentare a inizio di stagione e delle loro posizioni, dei loro sollevamenti particolari per non essere copiati, così loro hanno proprio dichiarato. Ma neanche oggi il triplo twist, ma non ci credo! Bene, triplo salco, ottimo. Tolu, doppio tolu. Ottimo il triplo loop. Piedi sul triplo salto.
Tatiana Volosocher, Maxim Trankov, cosa pensi, Franca? Guarda lei che subito sbatte la mano sulla testa perché di nuovo il triple twist è il loro problema, è stato strano. Sì, assurdo, veramente assurdo, perché è veramente il loro elemento più forte in assoluto. Quando si vuole andare a vedere un twist bello, fatto bene, corretto, è il loro. Assolutamente, quindi veramente non capisco. Due giorni così, vabbè, ci ridono sopra anche loro alla fine. Perché sanno che per loro è talmente scontato quell'elemento. Forse il problema è quello, ormai non hanno più concentrazione su quell'elemento perché pensano di farlo così facilmente. Però bravi, perché si sono ripresi subito dopo, assolutamente non si sono fatti condizionare da questo primo errore. I due salti in parallelo sono andati molto bene, i lanciati anche se hanno fatto un cambio, perché io li ho visti nei 6 minuti provare il triplo flip lanciato, e ero qui che lo aspettavo, e poi invece hanno fatto il loop e il salkoff, quindi vuol dire che in corsa, quando sono usciti dal warm up, hanno deciso di non mettere il flip ma di mettere il salkoff. Ecco, e questo perché? Probabilmente non si sentivano sicuri sul flip, ancora non è un elemento che hanno sicuro. Quindi il warm up, voglio dire, diventa determinante anche per stabilire alcune cose poi nel tuo esercizio? Sì, anche per le sensazioni, magari non ci si sente al top, eccetera, e allora loro sono così bravi che hanno evidentemente anche già un piano B, un piano di riserva, perché poi cambia anche l'entrata nel salto, cambia tutto, quindi evidentemente sono abituati ad allenarlo in diversi modi, esatto. E loro, programma intenso. Programma molto intenso. È chiaro che loro, diciamo, la loro strategia si basa sul punteggio e gli elementi di Savchenko-Solkovi, quindi loro devono andare a competere, anche se qui non sono nella stessa gara, però con la competizione vera poi sarà tra loro, insomma, e coi cinesi probabilmente. Penso che ci aspetterà una grande finale di Grand Prix. Quindi Savchenko, loro sanno benissimo che hanno il flip come salto lanciato, che vale di più del salkoff e del loop, e forse però stanno mirando a questo, come pure hanno rimesso un reverse che anche quello vale punti, ma stanno cercando di arrivare proprio ad avere almeno tecnicamente lo stesso montare di punti, e poi se la giocano artisticamente. Ecco, però i Savchenko-Solkovi che noi abbiamo visto e che tu soprattutto hai visto all'NHK Trophy non sono apparsi così in forma. No, loro assolutamente non sembrano in questo momento trovare la forma per niente. Può darsi che se la siano presa comoda durante l'estate e che vadano invece, vedi che hanno fatto il salto mettendo anche giù il piede. Bella la sequenza di spirali, già il programma mi convinceva di più. Si vede che l'hanno lavorato, si vede che comincia ad assumere un aspetto più piacevole. Le facce di Tranco sono particolari. Ed eccoli festeggiare al Kiss and Cry. È il pupazzetto che sarà la mascotte di Sochi 2014, mi sembra. Sì. Allora eccolo, 130 e 44, ovviamente non c'è nessun problema per loro a vincere sia il free skating che sia nel punteggio totale di 194 e 13. Dunque Tatiana Brososha e Maxim Trankov, così come avevano fatto a Skate Canada, vincono anche il trofeo Bompar e senza alcun timore staccano il biglietto per la finale a Quebec City.